Ciao amici, quest'oggi è Sordisco con un saluto diverso dal solito. Siamo in autostrada, come potete vedere, non stiamo percorrendo il serpentone che ci porta da Recaio a portava a Recaio e stiamo andando a fare un giro un po' particolare, così per passare un sabato pomeriggio diverso dal solito. Stiamo andando al castello Malaspina di Postinovo, sempre qua ovviamente nella nostra zona. Dovrebbe essere un castello interessante perché cercando in rete si legge, si dice che ci sia anche un fantasma. Ma mi piacciono queste cose, insomma andiamo con la scusa di vedere un po' com'è questo castello, che sembra imponente, bello grande. Vediamo se più che altro riuscirò a riprendere qualcosa per mostrarvi appunto le parti migliori di questo tour guidato, che dovrebbe durare circa 50 minuti. Oggi non sono con Ciappo, che non so dove fare cosa, ma sono con Valentina. Ciao. Eccola qua, che mi sta appunto accompagnando in questo tour, in questa gita, e appunto cercherò di farvi vedere il più possibile, io spero che meriti, e quindi ci aggiorniamo a fra poco. Stiamo salendo in queste stradine che a regola dovrebbero condurci al castello, ma ci stiamo affidando ovviamente a Google Maps. Qui sicuramente troviamo casa di persone, ma la strada sembrerebbe del tipo giusto. Vediamo da qualche parte ci porterà. Siamo arrivati in zona castello, ora da qui in poi non so cosa potrò riprendere e comunque cercherò di farvi vedere il più possibile. Ah, è difficile camminare e parlare, però stiamo salendo al castello. Qui l'ambientazione è ovviamente molto molto bella, insomma, vi potete immaginare, no? Però cercherò appunto di farvi vedere il più possibile, ci aggiorniamo a breve. Siamo arrivati, abbiamo fatto il biglietto. Ecco qua la mia accompagnatrice che sta tentando di fuggire dall'inquadratura. E ora aspettiamo l'inizio del tour. Intanto vi faccio vedere queste inquadrature mozzafiato, perché la vista è effettivamente eccezionale, ragazzi. Dà un po' il senso del Signore degli Anelli, cose così. Quindi la vastità delle terre. In genere sono vietati sia foto che video, ma mi è stato concesso di acquisire delle panoramiche, insomma, per far vedere più o meno com'è composto il castello. Chiaramente non mi sono mai soffermato sui dettagli, sui quadri, sugli oggetti, anche perché ci sono già stati dei furti in passato. Sono stati molteplici gli avvenimenti in quel periodo e in questa costruzione. Qua per esempio possiamo vedere, qua c'è un baule fatto di completamente di ferro, insomma sono oggetti di una fattura molto molto importante, sicuramente pregevole, che ti fanno sorgere mille domande su come ai tempi fossero già in grado di realizzare delle opere veramente maestose. In questo caso vediamo questa stanza in cui è stato ospite addirittura il buon vecchio Dante Alighieri. La gentilissima signora che ci ha accompagnato in questo tour mi raccontava di come a quei tempi, ma tutt'oggi, si parlasse di lasciti e di segni che le entità possono appunto rilasciare su determinati oggetti. In particolar modo in questa parte del soffitto che ho cercato di inquadrarvi, poi vi farò vedere anche a breve una foto, si dice che sia impressa diciamo la forma, una fonte di energia dell'anima di un defunto che morì nei livelli sottostanti. Mi raccontava la signora che nelle foto, specialmente in contrasto bianco e nero, è spesso possibile riconoscere le fattezze umane appunto di questo residuo ectoplasmatico. Molto curioso ed anche inquietante è la camera in cui morì il marchese per avvelenamento, perché si dice che
appoggiando un orecchio su una parte del letto si possano udire i suoni degli ultimi battiti del marchese poco prima di morire, mentre invece mi raccontava la nostra guida che appoggiando delicatamente le mani sul materasso si potesse sentire un movimento dall'alto verso il basso a simulare proprio gli ultimi respiri che il marchese esalò appunto su questo letto. Tutto il castello, come spesso è tipico di strutture di questo tipo, è pieno zeppo di angoli bui, freddi, umidi, passaggi segreti. C'è una vista clamorosa perché ovviamente, come tutti i castelli, è sito in una parte molto elevata della zona per poter sorvegliare, no? Tutti i possibili pericoli all'orizzonte, e spostarsi di cunicolo in cunicolo, di corridoio in corridoio è sicuramente un'esperienza che consiglio a tutti, anche perché poi visite di questo tipo in genere costano molto molto poco. Si ha proprio una sensazione di rivivere un po' in quell'epoca mentre ci vengono raccontati i fatti, gli accaduti più importanti. Un'esperienza interessante, diversa dal solito, che cattura l'attenzione e anche la fantasia. Molto interessante la possibilità di prenotare dei tour notturni dalle 22 in poi circa, se non erro, per poter, tra virgolette, dare la caccia al fantasma che si narra essere ancora in questo castello. Il soffitto di questa stanza ci è stato raccontato che all'inizio avrebbe dovuto essere raffigurante una volta celeste, ma in realtà poi per qualche motivo le personalità vennero sostituite da delle inquietantissime facce di demoni. C'è questa bestia che rivolge il sedere e le corna, ed è curiosa come girando nella stanza la prospettiva dia questa sensazione che la bestia appunto si muova e cambi la sua posizione rispetto al nostro punto di vista. Un'altra cosa che mi ha colpito molto, qua purtroppo si vede poco perché era veramente buio, è che in alcune parti di questa rappresentazione ci sono delle scritte che, quando hanno provato a far tradurre queste scritte, il traduttore si è rifiutato di pronunciare diciamo l'attuale traduzione nella nostra lingua di ciò che venne scritto su questo soffitto. Bene, e questo era quanto in questo fantastico castello, suggestivo, sicuramente molto molto interessante, molto toccante. Insomma, ci sono diverse sfumature da poter considerare. Potete vedere, è calata la notte, il paesaggio è molto molto bello. Ci avviamo anche noi sulla strada del ritorno e sicuramente potrebbe essere interessante anche fare un giro notturno per vedere, insomma, per godersi l'atmosfera al buio. Bene, questo è quanto. Allora noi andiamo, perché tra l'altro tira anche un forte vento e fa abbastanza freddo, e ci becchiamo al prossimo video.